l'ottava giornata del campionato di promozione, il Nicosia incontra la seconda in classifica, la Gimnica Scordia. Natale Serafino schiera in campo Castro Giovanni, Conticello, Serafino, Nocera, Tomaselli, Spartano, Catania, Intili, Grasso, Alessandria, Bruno. Risponde Gimnica Scordia con Gulizia, Caniglia, Fazio, Senia, Castiglia, Messina, Secondo, Oliveri, San Martino, Nicotra, Monteleone. Prima azione del Nicosia, punizione di Spartano e colpo di testa di Grasso bloccato da Gulizia. Calcio d'angolo di Intini e Catania di testa spedisce fuori. Punizione di Intini e Gulizia anticipa Alessandria. Azione di Catania su Intili che trova libero Bruno, il giovane calciatore biancorosso però fallisce la conclusione, bloccata a terra da Gulizia. Punizione di Spartano e colpo di testa di Alessandria, Gulizia blocca tranquillamente il pallone. Ancora Alessandria sfiora la rete su punizione di Intili, Gulizia para con sicurezza. Azione di Grasso che passa a Catania, cross e Alessandria di testa sfiora la rete. Ancora una volta Gulizia si oppone all'attaccante biancorosso. Primo tempo che termina sullo 0-0, Nicosia più intraprendente, Gimnica Scordia totalmente abulico. Prima azione di rilievo per lo Gimnica Scordia, punizione di Messina che Castro Giovanni devia sulla traversa, sulla ribattuta Monteleone tira a rete ma l'estremo difensore biancorosso è pronto a bloccare il pallone. Punizione di Intili e Gulizia anticipa in uscita la corrente Alessandria. Punizione di Spartano, respinge la difesa, interviene ancora una volta Intili che crossa in aria, ma Gulizia anticipa Grasso. Intili su Grasso che fa da sponda a Catania, il centrocampista entra in aria ma viene atterrato da Caniglia. Il calciatore reclama il rigore. Forcing del Nicosia alla ricerca del vantaggio, il tiro di Conticello viene respinto da Favara. Punizione di Intili e Gulizia toglie la palla dal 7. Ancora una punizione di Intili che trova la testa di Grasso. Il bomber catanese spiazza Gulizia e segna la sua quarta rete stagionale, la terza in campionato. Esultanza da parte del bomber biancorosso. Gimnica Scordia tenta una reazione ma l'unica azione che riesce a produrre è su un calcio d'angolo di Nicotra che dopo una mischia in aria di Conticello respinge un tiro ravvicinato di Bellino. Ultima azione della partita in favore di Nicosia, Scardino ruba palla a centrocampo e si invola in rete, la freccia biancorossa tira ma colpisce sfortunatamente il palo. Fischio finale e festeggiamenti in campo e sugli spalti il Nicosia torna al gol e alla vittoria. Scordia deludente, prossimo avversario dei biancorossi, il Città di Rosolini. Ed ora le interviste del dopo partita con il bomber Grasso e mister Serafino. E siamo qui con il nostro bomber Andrea Grasso, all'85esimo un suo gol ha portato il Nicosia alla vittoria. Allora, finalmente una grande soddisfazione contro la seconda in classifica. Sì, è stata una partita dura, anche perché venivamo dallo scontro in Coppa Italia con la Domportese, quindi eravamo un po' stanchi, però fortunatamente oggi abbiamo tenuto bene il campo di fronte a una grossa squadra e siamo riusciti a vincere. Dove può arrivare questa squadra? Vinciamo praticamente con tutte le grandi squadre e poi magari con quelle meno attrezzate non otteniamo grandi risultati. Da cosa dipende? È un problema mentale, un problema di approccio alla partita? Cosa può essere? No, non credo. Io penso che con il San Sebastiano noi abbiamo pagato il discorso della Coppa Italia, perché mercoledì noi avevamo dato tanto con la Leonfortese. Questa settimana invece qualcuno si è riposato, oggi l'abbiamo ritrovato e abbiamo fatto molto molto meglio. All'inizio stagione mi hai detto il tuo obiettivo è arrivare a 200 reti in carriera. Ci siamo quasi? Ma siamo a, se non sbaglio, 188, però... E giochiamo con il Nicosia e cerchiamo di fare bene per il Nicosia. In bocca al lupo. Crepi, grazie.
E allora, mister Serafino, grande vittoria contro la seconda in classifica. Diciamo che abbiamo ottenuto un grande risultato, anche se alla fine, però con il cuore abbiamo saputo giocare. Come mai otteniamo questi grandi risultati con le grandi squadre, magari poi con quelle meno attrezzate abbiamo meno, diciamo, non riusciamo a ottenere il massimo? Non è proprio così, perché abbiamo sofferto solo la partita con il San Sebastiano dovuta alla settimana un po' caricata dall'incontro di Coppa, ma in realtà anche con l'Enzo Gasso fuori casa, anche con i scemi, i ragazzi hanno dimostrato di avere tanto carattere, come è stato oggi. Oggi abbiamo ritrovato la squadra e che un po' avevamo lasciato a Niscemi, che da Niscemi in poi abbiamo avuto un po' un calo fisiologico, niente di più secondo me, e quindi ci ha portato un po' a scendere di tono e a giocare in maniera meno brillante rispetto all'inizio di campionato. Ora abbiamo 15 punti, mancano 25 punti praticamente alla salvezza. Dove può arrivare il Nicosia? Possiamo puntare a una metà classifica, un centro alto, insomma, dove possiamo arrivare con questi uomini? Io ho stilato una classifica, una tabella di marcia all'inizio di campionato. Si devono fare 25 punti in casa e 15 fuori casa. Fuori casa mi sembra che abbiamo fatto 9, quindi ne mancano 6. E tutto quello che viene è di guadagnato. Ricordiamoci che questa società, questa squadra è stata costruita dall'inizio del campionato per ottenere una salvezza tranquilla. Se riusciamo con i nostri mezzi, con i mezzi della società, a disputare un campionato diverso, se viene una cosa diversa rispetto a quelle che ci eravamo prefissati all'inizio, sia io che il gruppo sia la società non ci tiriamo indietro. Però in realtà la prima cosa importante è la salvezza. Un ringraziamento al pubblico, oggi è stato magnifico, vi ha sostenuto fino all'ultimo. Sentire questo sostegno? Ma in casa è stata per noi sempre una cosa diversa rispetto fuori casa. Sappiamo benissimo che quello che sono i tifosi, sappiamo benissimo i sacrifici che fanno soprattutto i dirigenti, ma anche i tifosi, perché pagano il biglietto. Quindi i ragazzi danno tutto proprio per loro. Grazie.